Il Pineto ribalta il risultato contro la Sangiustese e conquista in rimonta la prima vittoria dell'era Epifani, una gara partita subito in salita che i biancazzurri hanno risolto solo allo scadere grazie ad un gran destro a giro di un ottimo Stefano Amadio. Senigallesi conferma in toto la squadra che domenica scorsa aveva battuto l'Avezzano 4-2-3-1 per i marchigiani, con Perfetti a dettare i tempi a centrocampo, Niane trequartista insieme a Boschetti e l'ex Pezzotti alle spalle della prima punta Mingiano. Epifani recupera gli squalificati Sciba e Pepe, ma perde Della Quercia e Alessandro. Stefano Amadio non al top, parte dalla panchina, sulla quale siede anche il neoacquisto Speranza. Modifica il modulo in un 4-3-3 e schiera Bianciardi a centrocampo con D'Angelo e a quadro e il tridente con Sarrizzu, Pippi e Cercelluti. Pronti via e gara che si mette subito in salita per i padroni di casa. L'ex di turno Pezzotti, il migliore tra gli ospiti, dalla sinistra mette in mezzo per il taglio di Mingiano che supera Sciba e sigla la terza rete stagionale. Doccia gelata per il Pineto, costretto fin da subito a rincorrere. La risposta biancazzurra arriva al quarto d'ora con una gran botta di D'Angelo dai 30 metri che Chiodini devia sulla traversa. Il Pineto non ci sta e al 22esimo tenta ancora dalla distanza con a quadro, ma la conclusione termina a lato. I locali insistono, si gioca praticamente solo nella metà campo ospite, ma la Sangiustese si difende con ordine e i biancazzurri non riescono a sfondare. Ci si affida così alle conclusioni da fuori, come quella di Bianciardi alla mezz'ora, che dal limite fa partire un insidioso rasoterra sul quale Chiodini arriva con la punta delle dita. Si va così al riposo sul parziale di 1-0 in favore dei marchigiani, che potrebbero raddoppiare in avvio di ripresa quando al sesto Boschetti serve il solito Pezzotti sulla sinistra, il diagonale del numero 7 sfiora il palo lontano. Girandola di cambi poi per i due tecnici con Epifani che getta nella mischia Massa, Stefano Amadio e Sissè, cambi che si riveleranno azzeccati. Al 21esimo è Sarrizzu a scuotere la retroguardia rossoblu con un preciso cross in aria per la testa di Pippi, provvidenziale su di lui l'anticipo di testa di Mengoni. La Sangiustese prova a tenere botta, il Pineto insiste e mette in affanno i rossoblu che al 37esimo rischiano l'autorete. Il forcing pinetese viene premiato al 44esimo, quando Massa riceve palla sulla sinistra e piazza la girata alle spalle di Chiodini per l'1-1. La gara è viva e tre minuti più tardi la Sangiustese potrebbe tornare avanti quando ancora Pezzotti serve in area a Basconi che sbilanciato spedisce alto e si dispera. Quando ormai la gara sembra avviata sull'1-1 in pieno recupero al 49esimo, il Pineto ottiene un fortunato calcio d'angolo sugli sviluppi del quale Stefano Amadio si inventa un gran destro a giro che regala la gioia dei primi tre punti stagionali ai biancazzurri, suggellando una prestazione di grande sacrificio e spezzando le speranze dei marchigiani che tornano a casa a mani vuote. Il risultato è il premio della partita che abbiamo fatto, che credo che nonostante tutto, nonostante lo svantaggio, credo che oggi la squadra ha fatto una grande partita. E siamo andati sempre in avanti a pressare perché abbiamo dato una squadra che questi sanno giocare. Li ho visti tante volte, sono tanti anni che hanno lo stesso allenatore, sanno giocare e oggi non gli abbiamo permesso mai di giocare. Quindi vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante. E alla fine abbiamo vinto la partita, credo meritatamente, anche se si vince alla fine, però il premio dei 90 minuti, perché la squadra oggi ha giocato anche tecnicamente molto bene. I cambi sono stati, diciamo, ti hanno premiato in qualche maniera, perché poi Massa e Amadio sono stati gli autori delle reti, però ecco, una partita giocata da tutti con grande sacrificio. La squadra, non ci sono i cambi devono essere sempre pronti. Questa è una squadra che ha ricambi e chi sta fuori inizialmente deve entrare, sa che deve cambiare la partita, ma credo che oggi è il premio di tutti quanti, perché abbiamo fatto due partite in difficoltà, perché eravamo in difficoltà per varie vicissitudini. Cambia solo che abbiamo fatto una grande partita, la strada è questa. E quindi sono contento principalmente per i ragazzi, perché vederli gioire alla fine in quella maniera credo che sia una cosa importante per il cervello. Noi siamo passati in vantaggio subito, credo alla prima azione, e tendenzialmente ha dato spinta chiaramente al Pineto e ha tolto un pochino di lucidità a noi, e loro hanno iniziato con la forza che hanno comunque a metterci dentro, a crearci delle difficoltà.
La vittoria della San Giustese non sarebbe stata giusta, alla fine il pareggio sarebbe stato meritato per quanto profuso, perché è vero che il Pineto poi ha attaccato ma era sotto già di un gol, quindi normale che loro attaccassero e noi ci difendevamo un pochino. Avevate avuto tra l'altro anche l'occasione per riportarvi in vantaggio? Sì, però sarebbe ingiusto, cioè potevamo anche tornare in vantaggio ma il risultato non sarebbe stato giusto. Io penso che andava bene il pareggio perché noi avevamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra molto forte essendo in vantaggio. Abbiamo tenuto molto bene onestamente, poi insomma l'ultimo gol è anche frutto di una casualità, se prende la bandierina e va in fallo laterale probabilmente è finita la partita, invece hanno tirato un calcio d'angolo che ha determinato poi il gol, ma il calcio è così, ci sta.